Buongiorno, oggi parleremo di un libro, Onde lunghe, di Sergei Timofeev, che è uscito nel 2019 per la serie Giano della casa editrice Miraggi. Sergei Timofeev nasce nel 1970 a Riga e ad oggi mi sembra che rappresenti una delle voci più interessanti del panorama poetico russofono. Sergei Timofeev scrive in russo e a Riga fa parte di un collettivo che comprende al momento quattro scrittori: Semyon Khanin, Vladimir Stlov e Arthur Puntet, oltre a lui naturalmente. Un collettivo che si chiama Arbita, che nasce nel 99 e che si propone di ampliare in qualche modo le possibilità espressive della scrittura poetica, affiancandole di volta in volta progetti di video art, progetti musicali, progetti di teatro. E appunto in questi più di 20 anni di attività, Arbita ha dato luogo ad una quantità veramente enorme di progetti e di esposizioni artistiche, direi. Sono stati ospiti, tra le altre cose, della Biennale di Venezia, regolarmente partecipano a festival in tutta Europa e in Lettonia sono effettivamente una delle realtà più conosciute. Interessante, importante questo aspetto, l'aspetto di questo linguaggio, di una ricerca di questo linguaggio sincretico, perché si pone nell'alveo di quella ricerca che ha caratterizzato in maniera assolutamente importante e che ha portato risultati estremamente diversi, ma tutti molto, molti dei quali molto convincenti. Dicevo, quella ricerca che necessariamente si impone agli scrittori che debuttano tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, cioè in quel momento in cui la disgregazione del sistema politico-ideologico, ma soprattutto la disgregazione di un sistema sociale, valoriale, come quello sovietico, porta la coscienza di trovarsi in balia di una realtà assolutamente sconosciuta e quindi inesprimibile. La frantumazione dell'Unione Sovietica, appunto la nascita delle culture locali, statali, oggi per esempio appunto nel caso di Timofeev dei paesi baltici, ha portato quindi ad una ridefinizione di sé all'interno di un panorama che per il primo decennio quantomeno della caduta dell'Unione Sovietica è un magma in continuo divenire ed è una terra bruciata sostanzialmente, nella quale il singolo, e quindi lo scrittore che per il singolo parla, si trova in una posizione di completo estranamento e soprattutto appunto di mutismo artistico, perché il mondo con il quale si ha a che fare è qualcosa di estremamente, eccessivamente direi variegato, caotico. L'opera di Timofeev tende naturalmente verso l'armonizzazione di forme artistiche molto lontane e fa tesoro soprattutto di quelle piccole di quei piccoli momenti della vita quotidiana, di una vita estremamente semplice, apparentemente prosastica, che dà luogo ad un recupero in qualche modo di sentimenti, di sensazioni che si pensavano in qualche modo un retaggio del passato. Una mattina nel paese degli introversi. Un cane lancia deboli latrati a un ciclista di passaggio. Con moderazione peggiora il tempo e si sgretola la rimessa. Gli uccelli notturni sono appena un po' critici nei confronti dei prodigi del mattino. Il sole non riesce a ricordare fino a che punto si è levato il giorno prima e cerca di tenersi leggermente più basso. I bambini si svegliano prima di tutti e leggono i loro libricini per non svegliare gli adulti. L'acqua scorre dal rubinetto, dimessa,
non lancia spruzzi e sparisce quasi subito nello scolo. Le ombre di abeti e pini si muovono appena. Qualcuno ha spalmato un sottile strato di burro su un panino. A Radio Classica trasmettono un'intervista con un pianista che risponde a tutte le domande sì o no. In compenso suona senza errori, con piccole pause sicure. Ecco, questo è quell'incomprensibile stupore che l'incontro con il mondo circostante provoca, che si esprime in una semplicità, in un'immediatezza della scrittura e che mette assolutamente su un piano paritetico tutti i protagonisti, appunto, di questo mondo, di questo fluire di vite che acquistano un'importanza precipua soltanto per il fatto di essere vite, che non sono soltanto le vite umane o animali, ma appunto la vita dell'acqua che scola, che fluisce nel rubinetto e cose di questo genere. La scrittura di Timofeev è una scrittura prettamente, apparentemente in realtà, documentale, che narra di avvenimenti che in qualche modo chiunque ha vissuto, che fanno parte dell'esperienza di chiunque e le cui piccolezze, i cui dettagli acquistano un'importanza precipua e cambiano l'idea che questi piccoli avvenimenti hanno nella visione di ognuno. Amore. Shura ha avuto un'infanzia difficile e ancora adesso spende un sacco di soldi in dottore, ma ciò che i dottori non riescono proprio a curare sono tutte le sue allergie ai latticini, alla carne di vitello, alle uova, ai funghi, alle banane e alla cipolla. Suo marito Pasha è un artista che quest'anno non ha disegnato quasi nulla perché ha dovuto guadagnare i soldi per la famiglia. Ma l'atelier per il quale lavora da riga lo pagano poco e gli danno un sacco di lavoro. Lui è un grande professionista e può fare qualunque progetto. E quindi deve prendere diversi lavori contemporaneamente e ultimamente sta quasi sempre al computer. E Shura studia e scrive la tesi, ma vuole tanto fare felice Pasha e preparargli qualcosa di buono e decide di fare i gallinacci con il cipollotto perché a Pasha piace tanto il cipollotto, ma loro non lo mangiano mai. Cioè, non possono mangiarlo perché Shura è allergica. E allora lei va al negozio e compra un mazzo di cipollotti. Poi si mette una mascherina e dei tappi speciali nel naso e incomincia a tagliare le rondelle. Scalda la padella, le fa insaporire e per tutto il tempo respira attraverso la mascherina. Aggiunge i funghi, fa soffriggere tutto insieme. Poi spegne il fuoco, mette le patate e i gallinacci con la cipolla in un piatto. Chiama Pasha. E lei esce di casa, fuori dalla porta si toglie la mascherina, si sfila i tappi e scende per strada, fa una passeggiata. Aspetta 5 minuti, poi scrive Pasha su Facebook. E allora? Buonissimo, grazie, le risponde Pasha. Poi lui apre le finestre della cucina in tutto l'appartamento e cambia l'aria. Dopodiché Shura può tranquillamente tornare e continuare, come prima, le proprie faccende, tra cui questa cosa importante, importantissima, vivere insieme. Cercare di rendersi felici, cucinare l'uno per l'altro i gallinacci con la cipolla, quando questa cosa è semplicemente impossibile. Ecco, si vede che questa scrittura è una scrittura estremamente impoetica a primo acchito, ha un andamento estremamente prosaico. Timofeev è uno degli alfieri del verso libero nella poesia contemporanea, sebbene non in maniera totale. E la prosaizzazione del tessuto narrativo, l'uso della caratterizzazione del parlante attraverso le sue peculiarità espressive, quella tecnica che in russo si chiama skaz, conferisce a questo verso un andamento polifonico in cui Elio Narrante che parla, Elio Narrante che si esprime, sono le cose, sono gli oggetti che si esprimono e tutto quanto in qualche modo contribuisce a quello stupore ingenuo di fronte al mondo, ad un mondo che si
scopre, si riscopre forse in maniera adamitica, come se fosse, come se si vedesse per la prima volta. La stessa cosa vale per realtà estremamente negative, estremamente brutte, per esempio la guerra, realtà che vengono in qualche modo mitologizzate, infantilizzate, e cambia la prospettiva, cambia il punto di vista, cambia il modo in cui si guardano le cose, e anche le realtà più orribili possono in qualche modo acquistare una valenza poetica, lirica, senza naturalmente cancellare l'orrore che implicitamente l'accompagna. Figure retoriche. Un caccia è passato in volo sopra il Fiumiciattolo, commovente. Ingenuo, tanto sincero. Un carro armato maturo con la brillantina portava avanti i cingoli con leggerezza, avvicinandosi al bosco. Dalla sua postazione il lanciarazzi recondito, infantile, fa boom boom. I fanti felici e soddisfatti sono fuggiti chissà dove. Nel cielo crescevano e si dischiudevano fumanti i fioricini delle esplosioni. Un generale basso e tarchiato prometteva di prendere tutto quello che avrebbe potuto prendere prima di mezzanotte. Un giornalista, allegro e birichino, tendeva il microfono con il numero del canale. I telespettatori gioivano e sbuffavano beati per quella trasmissione. La soap guerra schiumava di fronte a loro in tutto il suo splendore untoso. Il sole brillava. Si capisce chiaramente come ci siano due realtà, quella oggettiva, quella vera, quella della volgarità, della insensatezza dell'assistere a scene di guerra dal televisore come si guarda un film, e quella il privare appunto questo avvenimento tragico delle sue connotazioni tragiche, perché viste dal punto di vista di chi sta davanti alla televisione, perché visto come uno spettacolo al quale si deve assistere. E la privazione di questi tratti orribili rende ancora più terribile, ancora più pesante, ancora più tragico ciò di cui si parla. Questo perché la dimensione poetica di Timofeev è costituita da quei piccoli smottamenti, da piccoli smottamenti quasi inavvertibili, che innescano in qualche modo una reazione a catena che porta a stravolgimenti intimi, sensibili o al contrario globali di quel mondo che viene descritto. La realtà che si ha davanti agli occhi è un qualche cosa di insondabile fino in fondo, proprio perché costituita da una moltitudine di realtà, di tutte quelle realtà personali, delle varie realtà dei diversi personaggi di questi versi, la cui totalità, la cui unione, il cui tentativo di armonizzazione crea appunto la realtà con la R maiuscola. L'uomo con il cubo. Lo incontrai al mercato delle pulci di Circul Kans, una periferia di Riga con costruzioni di 2 o 3 piani. Lì c'è un mercatino dove, oltre al cavolo marinato, alle mele e alle scarpe di bassa qualità, la gente vende paccottiglie ad ogni sorta, vecchie biciclette, portatrucchi, torce elettriche. Ogni tanto ci andavo alla ricerca di qualche carabattola carina, la statua di un cammello portata da turisti con voli charter dall'Egitto, una monetina con un passato oscuro, un libercolo o cose del genere. E sovente vi vedevo un uomo sulla cinquantina, che con ogni tempo passeggiava senza cappello e con un cappotto grigio e con passo sicuro e deciso faceva il giro delle bancarelle. A volte salutava i venditori, scambiava con loro un paio di parole e procedeva oltre. Una volta che gli stavo accanto sentii i venditori dirgli: «No, oggi niente, non ce ne hanno portati, provi la settimana prossima». Ma una volta vidi che un uomo, spostato una parte della merce sul bancone di legno accanto a una piccola casupola, ci si tuffò dentro e vi rimase soddisfatto, tendendo al cliente con il cappotto grigio un piccolo oggetto variopinto, un cubo di Rubik tenuto piuttosto bene.
Quello lo prese in mano, fece scricchiolare qualche volta i suoi lati rimescolando i quadratini e poi prese un portamonete logoro e tirò fuori i soldi. Scusi, disse all'uomo quando si allontanò dalla bancarella, li colleziona? Lui mi squadrò con diffidenza, poi si strinse nelle spalle e scandinò, li brucio, e se ne andò. Io ripetei pensieroso, li brucia. Dice così, confermò il venditore. Ha una teoria secondo la quale tutti questi cubi sono una specie di trappola ordita da chissà chi. Si ricorda, alla metà degli anni Ottanta, qui, ma non solo nella nostra città, ci fu un'ondata di sparizioni di adolescenti, di ragazzi delle scuole e altre. Lui dice che tutto questo ha coinciso esattamente con la moda per il cubo di Rubik, che era un'esca, che in questa maniera si monitoravano i ragazzi più talentuosi. Bastava risolvere il cubo di Rubik a tempo di record e in una settimana, massimo due, di colpo sparivi. Come? Nessuno lo sa. Dove? Nessuno lo sa. Gli adulti non si appassionavano troppo a queste cose, ma per i ragazzetti più grandi, che roba! Lui stesso, dicono, cercava continuamente di risolvere il cubo. Ma i bambini, loro la pensano in maniera diversa. A loro riesce tutto facile, lo fanno una volta e voilà. A questo punto pensai che ci fosse un motivo se era interessato a quelle sparizioni, che dietro ci fosse una storia personale, che forse lui sperava di ritrovare qualcuno. Dopo quella conversazione l'ho incontrato ancora un paio di volte, poi mi sono trasferito. Non so quanti altri cubi ha comperato, da quanti di essi ha liberato l'umanità, ma penso che un giorno capiterà che sfonderanno la porta della sua camera dopo una settimana di silenzio e il poliziotto insieme al suo vicino di casa troveranno il vuoto. Le sue cose piegate con cura sulla sedia e in mezzo alla stanza un cubo, ogni faccia del quale sarà composta di quadratini di un solo colore. Alla fine riuscirà a giungere là dove rispondono alle domande, dove la realtà stessa è una risposta, dove tutto si combina in maniera ideale, combacia perfettamente e resta immobile. Questa è appunto una realtà di piccole cose che diventano importanti di per sé, che acquistano valore perché sono importanti per qualcuno. E se sono importanti per qualcuno, allora lo sono per l'uomo in quanto tale, per i viventi in quanto tali, e quindi diventano cose universali. La realtà fisica è una realtà composta di sensazioni, di cianfrusaglie, di minuzie che danno senso alla vita in quanto tale, la vita con la V maiuscola, quella unione armoniosa di vite personali e individuali di cui parlavo prima. Uomini, il tempo passerà e noi ci metteremo a parlare di pesca, con i bambini in macchina in dace d'angolo, dove cresce l'uva spina e c'è tanto sole quanta birra. Là ci incontreremo tra 100 anni e uno di noi, il più temerario, dirà che pesca trote nel bacino più vicino, dove la corrente è piuttosto debole, un ruscello o un fiumiciattolo. E qualcuno non ci crederà, e qualcun altro ci crederà, e in un modo o nell'altro, perché se noi siamo uomini e beviamo vodka, guadagniamo i nostri soldi e vediamo le mamme invecchiare e le nostre fidanzate coprirsi delle prime rughette, che noi dobbiamo considerare le più belle. Sì. Della classe media siamo la faccia e tutti hanno al collo un laccio, per questo abbiamo i muscoli del collo tanto sviluppati. Ma amiamo il nostro paese, la sua natura ricca, la gente pronta a guardarci con condiscendenza. A volte andiamo fuori città, 100-200 km, per incontrarci in un posto nuovo. Noi siamo uomini, confidiamo nell'alcol, ma comunque della trota del bacino vicino si fida soltanto il 50% degli intervistati. Mentre i sedicenni abbronzati si asciugano i capelli sulla riva del mare, mentre 23enni imprenditori fanno guadagni enormi vendendo vini spagnoli, mentre noi qui accompagniamo le bevute con cetrioli biologici sotto il solleone. Sedetevi con noi se siete uomini, come noi, ex bambini, un tempo adolescenti, ragazzi e giovani. Ed ecco gli uomini nelle dace d'angolo, con la propria onestà e i pochi capelli, amichevoli e permalosi. Prendeteci per come siamo. Fa piacere bere vodka con noi e saremo felici di regolare la catena della vostra bicicletta. Amateci. Non siamo DJ alla moda o designer di plastica. Guidateci alle stelle, portateci al cinema. Siamo pronti a tutto nel profondo dell'animo, là dove c'è posto per le coppe sportive e gli attestati d'onore. Ma se non verrete all'incontro con noi e non se ne farà nulla, beh, allora la mattina dopo andremo l'uno a casa dell'altro.
Con le lance incurvate delle canne da pesca andremo a caccia di prede. La sera faremo la zuppa di pesce, forse anche la sauna. C'è tempo per decidere, oggi è solo sabato. Quello che personalmente mi continua a stupire nella produzione di Timofeev è la capacità di alludere, senza esprimerli chiaramente, a quei sentimenti, a quei valori che nel mondo odierno sono tralasciati, sono messi un po' alla periferia del discorso, non soltanto artistico, perché triti, perché poco attuali, perché poco aderenti alla realtà brutta, negativa di cui ci si nutre e si nutre molto spesso la parola poetica. Qui invece questi sentimenti emergono in maniera autonoma, il lettore che li fa emergere attraverso il proprio vissuto, e si instaura quindi una lettura a due voci, una lettura di fiducia che permette di trovare l'interessante anche laddove pare non esserci. Ecco, la chiave di lettura, mi sembra, di molte delle opere di Timofeev sia proprio la ricerca di qualcosa che è interessante, non meglio definito, qualche cosa che permette di cogliere la differenza nel tautologico. Una traduzione da una lingua sconosciuta. La notte si appropinqua come notte, il giorno si allontana come giorno, l'uomo si rattrista come uomo, il gatto fa le fusa come un gatto, l'albero dorme come un albero. Dio riposa come Dio. L'aviatore bacia sua moglie come un aviatore. I suoi bambini gridano e litigano come i suoi bambini. Il portafogli sta nella borsa come un portafogli. Il cinema arde delle sue luci come un cinema. Le proposizioni complesse si avvertono come complesse. La vetrina vuota appare come vetrina vuota. Concludo con un punto che a mio avviso è molto importante ed è il recupero della cultura di massa per Timofeev, che è un altro di quegli strumenti, uno degli strumenti privilegiati per la restituzione di quei sentimenti, come appunto il discorso sull'amore o le pene legate all'amore, oggi così svalutati in qualche modo dall'estetica contemporanea. La vena sdolcinata connaturata alla cultura massificata, il kitsch, la rozzezza di alcune sue espressioni diventano gli elementi per superare l'impasse che non permette in qualche modo di comunicare quei sentimenti appunto triti, ma chiaramente presenti in ognuno. Parlarne direttamente sarebbe effettivamente un discorso poco attuale. E quindi se ne parla in qualche modo per interposta, scusate, persona, per ricodificare in qualche modo questi sentimenti attraverso delle immagini molto conosciute ed estremamente semplici da decodificare. Joe Dassin. Joe Dassin entrava in ogni casa, ballava con ogni casalinga. Spiegava a ogni uomo stanco che ci sarebbero ancora stati dei momenti di gloria, là, sugli Champs-Élysées. Si metteva pantaloni bianchi e scarpe bianche, una camicia sbottonata sul petto. Usciva di casa la mattina presto e non vi faceva ritorno fino a notte fonda, e talvolta spariva per giorni interi. Cantava e cantava e cantava, rimettendo lentamente a posto tutto ciò che era in procinto di crollare e che si era già inclinato. Avvolgeva le cose fragili, come i cuori femminili, in sciarpe e scialli morbidi e spolverava in continuazione tutti i giradischi del pianeta. Nelle pause, brevi, troppo brevi, volava in Costa Azzurra e correva nel mare con un costume leopardato. E poi si asciugava in fretta, fumava una sigaretta e con passo veloce si dirigeva al suo aereo privato. E già ripeteva, sgranando con movimenti delle labbra, i primi versi, che divenivano la polpa della remissione dei peccati. E la gente accendeva i giradischi, i televisori, le radio, e tutti avevano bisogno di lui. E nessuno preso sul serio nemmeno la sua morte. Canta, gli dicevano, canta. E lui lento, ricciuto, con le basette, si faceva accosto, anche dal non essere. Implorava, implorava, rimetti il tuo cuore a posto, non mandarlo in frantumi.